Com'è bello iniziare la giornata leggendo un versetto dalla Bibbia. Intanto un caro buongiorno a tutti voi. Poi aprite con me la parola del Signore. Andate in Proverbi al capitolo 20, il versetto 3. Dice così: è una gloria per l'uomo stare lontano dalle contese, ma ogni stolto vi si immischia. Questo versetto è breve ma molto conciso. Dice che praticamente la gloria dell'uomo, quindi vuol dire il punto massimo dell'uomo, è stare lontano dalle contese. Invece siamo in un mondo dove purtroppo aspettiamo sempre di poter litigare. Siamo sempre imbronciati, siamo sempre tristi, siamo sempre nervosi, siamo sempre scontenti. Iniziamo già la giornata con il broncio. Iniziamo già la giornata con le nuvole, anche se c'è un sole meraviglioso. Insomma, cerchiamo sempre il lato negativo che possa completare la giornata. Invece di vedere i lati positivi, noi cosa facciamo? Cerchiamo anche nelle piccole cose le cose negative. Le cose negative dove portano? Automaticamente a una vita triste. Una vita triste dove porta? A una vita sempre arrabbiata. E una vita arrabbiata dove porta? Ad avere delle contese. Quindi quando facciamo un piccolo esempio, quando il nostro vicino magari ci dice una parola un po' fatta male, noi cosa facciamo? Subito l'attacchiamo. Ecco, sembriamo sempre dei leoni pronti ad attaccare. È proprio questo, leoni pronti ad attaccare. Ma cosa dice il Signore? Che noi in questo caso siamo degli stolti. Perché? Perché dentro di noi dobbiamo cercare la pace, dobbiamo cercare l'allegrezza, dobbiamo cercare la gioia, la serenità. E non aspettare delle cose eclatanti per averla. Perché se iniziamo la mattina con un sorriso, anche la giornata sarà sorridente. Se iniziamo a guardare tutte le benedizioni che abbiamo ogni giorno, fin dall'inizio della nostra giornata, la giornata sarà meravigliosa. E quindi anche il nostro animo sarà in pace, la nostra vita sarà in pace e automaticamente non cercheremo le contese, perché staremo lontano da tutto quello che è negativo. Quindi cosa dobbiamo chiedere oggi al Signore? Signore, aiutaci veramente a vedere il lato bello di ogni cosa, perché c'è sempre il lato bello di ogni cosa. Già che ci svegliamo la mattina è una cosa meravigliosa. Signore, insegnaci veramente a stare lontani dalle contese, a stare lontani dalle cose negative e a guardare il tuo volto, il tuo splendore e la nostra giornata sarà meravigliosa. Quindi, qual è il nostro invito oggi? A guardare le cose meravigliose che ogni attimo, ogni secondo della nostra vita ci capitano. Quindi, buona giornata positiva a tutti.